La grande solennità della Pentecoste ha concluso il ciclo delle celebrazioni pasquali. Ecco, questo ciclo nella liturgia si è concluso e ci auguriamo che ci rimanga quella speranza grande di poter essere partecipi della carità di Dio sempre. Questa è la nostra grande speranza. E oggi contempliamo la Santissima Trinità, allora. La Santissima Trinità che non è il frutto di un'indagine speculativa dell'umanità, ma è piuttosto ciò che abbiamo conosciuto, ciò che si è rivelato a noi. Ecco, oggi siamo davanti a questo antico bassorilievo, semplicemente perché è difficile trovare un'altra immagine che ci possa parlare della Santissima Trinità. È vero, nella storia ci sono state quelle immagini che ci mostrano Dio Padre in genere con le fattezze di una persona molto avanti, diciamo, negli anni, quasi un vecchio sapiente che con le braccia allargate mantiene il crocifisso. E il Cristo crocifisso, il Figlio donato all'umanità, è in mezzo tra il Figlio e il Padre e la colomba dello Spirito Santo. Sono immagini che la tradizione ci ha consegnato, che troviamo spesso nelle nostre chiese, immagini che ci dicono la verità della Santissima Trinità. Dio Padre, colui che ama il suo Figlio e lo tiene tra le braccia, ma mentre lo tiene tra le braccia lo presenta al mondo nel suo atto di obbedienza, nel suo sacrificio offerto per la redenzione dell'umanità. E questo perché tra il Padre e il Figlio vive la presenza dello Spirito d'amore, dello Spirito che noi diciamo Spirito Santo, lo Spirito di santità che è Spirito di pienezza e di bontà, che dell'amore di Dio che si dona, che il Padre dona al Figlio, che il Figlio offre come sua presenza di comunione al Padre e che essi donano a noi, all'umanità, perché possiamo esserne partecipi totalmente. E allora ecco che diciamo, la parola di Dio che abbiamo ascoltato ci invita a ripensare al mistero della sapienza di Dio che ha creato questo mondo così luminoso. E la sapienza di Dio che è la presenza stessa del Figlio e dello Spirito che vengono incontro all'umanità. E noi ci chiediamo cos'è l'uomo che di lui ti ricordi? Il Salmo 8, di fronte alla grandezza dell'universo, del creato, che cos'è l'uomo che Dio si ricorda di lui? Però ecco in questo ci viene in soccorso, se le dire in questa immagine, la fiaccola, la luce che gli angeli vengono a portare all'umanità, è la luce della fede che può guidare il nostro cammino. E nella seconda lettura San Paolo ci ha dato questa indicazione quando ha detto noi siamo in pace con Dio. Per mezzo del Signore Gesù che ci ha riconciliati con l'amore del Padre e quindi per mezzo della fede in Gesù, no, che è luce per la nostra vita, noi sentiamo di vivere nella grazia del Signore e perciò di poter vivere, coltivare quella speranza che ci fa essere sempre in azione, in cammino nella storia del mondo come portatori di carità, di fraternità, di un'umanità nuova. Che la Santissima Trinità, nel suo nome, ci guidi, ci sostenga, ci illumini, ci faccia essere davvero un'umanità nuova.